Ad Acireale un pregiudicato di 43 anni arrestato dai carabinieri picchia la moglie davanti ai figli e poi all'arrivo dei carabinieri tenta la fuga mezzo nudo per le scale del palazzo. Rifiuti in crescita ad Acireale, i dati della raccolta differenziata ben oltre il 60%, frutto del lavoro di squadra, afferma l'assessore all'ambiente La Rosa. Domani ad Acireale la tradizionale festa in onore della patrona che ricorda anche il bombardamento aereo della Seconda Guerra Mondiale. Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di TG Reporter. All'interno di questo nostro telegiornale ci occuperemo ancora una volta della vicenda che vede protagonista il Pala Tupperello, una struttura con all'orizzonte grossi costi da sostenere per il comune acese. Il punto di vista del già amministratore Gianluca Cannavò, che stamane ha tenuto un incontro con i giornalisti. Giovani talenti acesi alla ribalta, 9 giovanissimi parteciperanno stasera alla 4ª edizione di Prodigi su Rai 1. Tra questi l'acese Manuel Pulvirenti nel canto e la sant'antonese Eleonora Pistarà invece nella danza. Infine ci occuperemo di calcio con l'Acireale in campo stasera allo Zaccheria di Foggia per gli ottavi di Coppa Italia. In apertura di questo nostro telegiornale la cronaca con una triste pagina che vede maltrattamenti in famiglia. Cade ad Acireale, picchia la convivente in presenza dei figli minori, arrestato mentre tenta la fuga per le scale. Sentiamo nel servizio. L'ennesima storia di tante venute fuori dopo una denuncia, ma chissà quante ancora vengono taciute per timore. Vittime, come spesso capita di apprendere, le donne, giovani che vengono picchiate da mariti o conviventi. L'ultimo episodio tocca Acireale, precisamente in via Scaccianoce, in zona Carmine e dunque non molto distante dal centro. I carabinieri irrompono all'interno di un'abitazione in questa via dopo aver ricevuto una richiesta d'aiuto da parte di una donna che riferiva di essere stata picchiata. Entrati in casa, i militari trovano lei visibilmente provata e sanguinante a terra, insieme ai due figli piccoli in lacrime e l'uomo che, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, continuava a maltrattarla perché lei, la convivente, si era permessa di chiamare i carabinieri. L'uomo, un pregiudicato del posto di 43 anni, aveva tentato inizialmente la fuga per le scale del palazzo per evitare l'arresto, ma il suo tentativo è risultato invano. La vittima, una ragazza di 31 anni, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Acireale, dove i medici del pronto soccorso le hanno diagnosticato una frattura delle ossa nasali e trauma contusivo regione dorsale destra, giudicate guaribili in 30 giorni. Posto agli arresti domiciliari invece l'uomo in casa dei propri genitori. Dalle prime testimonianze raccolte dai carabinieri l'episodio non è isolato, ma negli ultimi anni sono stati tanti, quasi sempre commessi in presenza dei figli minori. Un carico di 41 kg di marijuana del tipo skunk per un valore di oltre 1 milione di euro è stato sequestrato dai militari della Guardia di Finanza del GICO di Catania. Arrestato il corriere, si tratta di un uomo di 62 anni, Agatino Bonaccorsi, appartenente, a sentire gli inquirenti, al clan Pulvirenti. La droga era nascosta all'interno di un congelatore appena acquistato in un negozio di elettrodomestici, trasportato su un piccolo furgone guidato appunto da Agatino Bonaccorsi. L'uomo era in possesso di una patente di guida falsificata intestata ad una persona realmente esistente. Questo ha fatto scattare i controlli all'interno di un'area di servizio che hanno portato al sequestro della droga e all'arresto dell'uomo. Bonaccorsi nel maggio del 2004 era tra i 19 destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere assieme ai boss Aldo Ercolano, Antonino e Salvatore Pulvirenti e Francesco Stimoli. Ed è stato arrestato dai carabinieri ad Aci Catena il 56enne Michele Occhino. I militari hanno eseguito
Un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. L'uomo nel giugno di 2 anni fa aveva rapinato un autotrasportatore di generi alimentari per impadronirsi del carico. Insieme ad un complice aveva sequestrato l'autista di un furgone che poi, condotto in un luogo isolato, era stato depredato del prezioso carico di salumi. Le successive indagini condotte dai carabinieri avevano portato al suo arresto. Dovrà adesso scontare una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione in carcere a Piazza Lanza. Processo Aquilia, oltre 200 anni di reclusione per 21 imputati e la richiesta del PM Marco Bisogna a conclusione della requisitoria nel processo col rito abbreviato davanti alla GUP di Catania Anna Maria Cristaldi contro 2 cosche mafiose legate a Cosa Nostra che operano nella Cese. Tra gli imputati anche l'ex deputato all'ARS Raffaele Pippo Nicotra. Per lui l'accusa ha chiesto la condanna a 9 anni e 4 mesi per concorso esterno all'associazione mafiosa e tentata estorsione, ma l'assoluzione dal reato di voto di scambio che era stato già confutato dal Tribunale del Riesame. Le pene richieste oscillano poi tra i 3 anni e 8 mesi sollecitati per il pentito Gaetano. Il processo è stato adesso aggiornato al prossimo 26 novembre. Chiudiamo questa parte dedicata alla cronaca e passiamo a parlare d'altro, torniamo a parlare anzi del Palasport Tupparello. Il già amministratore Gianluca Cannavò ha puntato il dito sull'operazione messa in atto dalla giunta Acese, i costi ritenuti ben maggiori ai benefici. Sentiamo. Gianluca Cannavò canta vittoria per la serie Io l'avevo detto, cioè riferimento alla vicenda Pala Tupparello, dove sono saltate ad Acireale le esibizioni di Marco Mengoni, Elisa e Coez. Una vittoria però che non reca con sé gioia ma tanta amarezza, in quanto costituisce un ennesimo segnale di quel tempo nefasto, almeno secondo Gianluca Cannavò, già consigliere provinciale e locale, nonché assessore, iniziato con la consegna dell'impianto al comune. Era una storia già scritta, lo avevo detto e sono stato facile profeta. Nel momento in cui il comune ha preso possesso di questo palazzetto voleva dire la chiusura del palazzetto. Ci sono riusciti, complimenti, ci hanno lavorato tantissimo affinché Acireale perdesse i congerti e perdesse soprattutto l'utilizzo di una struttura che negli anni ha portato il nome di Acireale in tutta Italia e non solo. Fra costi e benefici Cannavò stima una spesa di circa 7 milioni di euro che graverà sulle casse comunali fra mutuo da pagare e una inevitabile attività preliminare di manutenzione. Ma assolutamente è un'azione antieconomica, una operazione che indebiterà il Comune di Acireale, le nuove generazioni, per oltre 5 milioni di euro. L'ho gridato, l'ho detto a tutti, ho fatto appelli, lettere, non c'è peggior soldo di colui che non vuole ascoltare. Hanno messo in atto tutte quelle azioni affinché chiudesse il palazzetto dello sport e soprattutto si rischia realmente di indebitare le casse comunali e le nuove generazioni in una città che ha esigenza di strutture sportive, che ha esigenza di manutenzione urgente nelle scuole, nelle strade, una città che ha necessità di essere amministrata. Purtroppo con rammarico e con grande rammarico dico che oggi stiamo vedendo cose veramente strane che non si riescono a capire, bandi che non sono chiari. Io credo che bisogna dare risposte concrete ai cittadini e bisogna dare soprattutto risposte concrete a coloro che vivono di economia di questa città. La chiusura di questo palasporto significherà una perdita economica importante per commercianti, per albergatori, per tutti coloro che vivevano anche di questo e soprattutto un danno incommensurabile da un punto di vista turistico, perché il nome di Acireale andava in giro per tutta Italia. E questo, grazie a questa amministrazione, ma grazie anche forse anche a quella precedente, non avverrà più. Adesso, dopo questo stop, più o meno preventivato, occorre guardare avanti. E dovrà essere fatto un confronto immediatamente con l'IRFES, con il Tribunale, perché qua il problema non è il fatto che oggi ha chiuso, perché questo era prevedibile. Già il 18 luglio, non appena l'ha presa il Comune, io sapevo che saltavano tutti i congetti, sapevo che c'era tutta questa situazione, perché era una cosa che dicevamo da anni, ma e credo che il problema ora è capire cosa si deve fare, capire come il Comune non possa esporsi, perché già il Comune ha una causa senza essere neanche proprietario per 1 milione di euro. Ci fermiamo adesso per un breve stacco pubblicitario, a tra poco. Il
Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Da un sogno dal sapore siciliano nasce Ammu Camu, la nuova gastronomia di Viale Regina Margherita numero 3032 a Cireale. Vienici a trovare, siamo aperti tutti i giorni a pranzo e potrai trovare tanti buoni piatti dal sapore tradizionale che soddisferanno il tuo palato. E se hai qualche esigenza particolare, contattaci per tempo e noi saremo pronti ad esaudire ogni tuo desiderio. Per info e prenotazioni chiamaci allo 095 28 803 28 o contattaci su Facebook. Si effettua anche il servizio a domicilio. Ammu Camu? Ma sì che Ammu Camu! Provaci! Russo Ferramenta e Casalinghi. Cerca che trovi. Cosa? Tutto! E ti sbalordiremo per il prezzo. Migliaia di prodotti per la casa, per il fai da te, giocattoli, cartoleria, utensili e grandi occasioni sui prezzi. Coppia cuscini guanciali a 8 euro. Batteria auto 55 ampere a 47 euro. Esca viva coreano a 2,50 euro. Russo Ferramenta e Casalinghi. Ad Acireale in via Laricio 2A, accanto al FEA. Telefono 095 668 34 75. Trovi tutto! Caseificio Serena, l'arte della mozzarella pugliese, a casa vostra. Vieni, assaggia e gusta. Lavorazione a vista di mozzarella, burrata, stracciatella, formaggi, prodotti da mani esperte pugliesi. Ogni giorno, al banco, salumi di prima qualità. Inoltre, vasta gamma di prodotti tipici pugliesi, orecchiette, taralli, vini e tanto altro. Ogni martedì, mozzarella e ricotta senza lattosio. Crea nel tuo evento l'angolo del Casaro per la produzione a vista di mozzarella o formaggi. O se vuoi, puoi scegliere i nostri finger food. Caseificio Serena, via Salvatore Vigo 3133, Acireale. Siamo con Viviana e Sara del Punto Enel di Acireale. Viviana, quale assistenza offrite ai clienti per le operazioni sui contatori Enel? Da noi è possibile effettuare volture su ventri su cessato, modifiche potenze, nuovi allacciamenti e tanto altro ancora su luce e gas. Chiediamo a Sara del Punto Enel, operate solo per il territorio di Acireale? Assolutamente no, possiamo intervenire su tutte le forniture nazionali. Per cui se un cliente volesse effettuare una voltura di un contatore presente in un'altra città, può tranquillamente farlo. Da oggi l'energia ti è più vicina. Punto Enel, servizio luce e gas, piazza indirizzo 23, Acireale. Occupiamoci adesso di raccolta differenziata, trend positivo ad Acireale, dati in aumento grazie alla collaborazione dei cittadini in vista della settimana europea della riduzione dei rifiuti, previsti percorsi educativi con i bambini. Raccolta differenziata, dati in crescita ad Acireale. La percentuale dei rifiuti differenziati dal 2017 ad oggi è in continuo aumento. Punta massima raggiunta lo scorso maggio con una percentuale pari al 68,34%. Il dato è sicuramente significativo, scrive in una nota l'assessore all'ambiente Daniele La Rosa, ed è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge gli uffici comunali e l'amministrazione, gli operatori ecologici, le attività commerciali e soprattutto voi cittadini che in prima persona credete nella raccolta differenziata, impegnandovi ogni giorno nel farla in maniera corretta e gestendo al meglio i rifiuti. Ringrazio anche gli onesti cittadini, continua La Rosa, che ci danno una mano a combattere gli incivili, segnalando e denunciando chi non segue i principi del vivere civile. E per un incremento maggiore dei risultati è importante una comunicazione efficace, un'informazione corretta nei confronti dei cittadini. Strumento valido e certamente rappresentato dal nuovo sito dedicato www.acirealedifferenzia.it, che si affianca ad altri strumenti utili a chi cerca informazioni esaustive sulle corrette modalità di conferimento. Il sito inoltre consente di prenotare il ritiro degli ingombranti ed è possibile anche effettuare segnalazioni sul servizio. E si avvicina intanto la settimana europea della riduzione dei rifiuti, che si terrà dal 16 al 24 novembre 2019. Per l'occasione sono previsti percorsi educativi con i bambini delle scuole elementari e medie, in modo da far comprendere l'importanza del riciclo dei materiali e della corretta differenziazione dei rifiuti.
La sensibilità ai temi della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, conclude La Rosa, rimangono ai primi posti nell'attenzione di questa amministrazione. Tutti insieme, con il nostro piccolo contributo, possiamo collaborare per incrementare ancora nel corso del 2019 la percentuale di differenziazione dei rifiuti solidi urbani. Seduta di Consiglio Comunale ieri sera ad Acireale al centro dei lavori sono una tornata di interrogazioni e interpellanze con risposta immediata da parte dei rappresentanti dell'amministrazione Ali. Tra il pubblico si notava una rappresentanza dei lavoratori dell'IPAB Oasi Cristo Re che non vogliono venga dimenticato il loro dramma occupazionale e hanno sollecitato il sindaco e i rappresentanti politici presenti a nuove iniziative per sollecitare Palermo e non far cadere nel dimenticatoio le loro problematiche. Tanti i temi toccati dei consiglieri intervenuti, tra questi il consigliere Alessandro Coco che dopo aver effettuato un sopralluogo ispettivo ha chiesto lumi sui tempi di riapertura della sala Pinella Musmeci, importante spazio congressi chiuso da tempo per mancanze documentali. L'amministrazione ha parlato di tempi celeri per la riapertura. Coco ha poi chiesto possibili soluzioni su quel percorso di guerra, parole testuali, che è diventato il viale Cristoforo Colombo. Interessante poi gli interventi del consigliere Francesco D'Ambra che dopo aver evidenziato una grave manchevolezza nel campo rifiuti alle nuove utenze non vengono consegnati i mastelli per la raccolta differenziata, ha chiesto all'amministrazione Ali che fine ha fatto il programma per l'arredo urbano del centro e che fine abbiano fatto i mercatini rionali ad oggi non attivati. Su quest'ultimo argomento l'amministrazione ha replicato dicendo che vi è l'esigenza di rivedere l'apposito regolamento. Alla Regione Palazzo dei Normanni nasce il gruppo di Italia Viva, ne fanno parte due ex Sicilia Futura Edi Tamaio e l'acese Nicola D'Agostino e due ex deputati del Partito Democratico Luca San Martino e Giovanni Caffeo. A guidare il gruppo dei renziani all'ARS sarà Nicola D'Agostino che durante la conferenza stampa di presentazione ha subito definito lo spazio politico su cui si colloca la forza politica dentro Sala d'Ercole. Italia Viva, ha detto, rimane all'opposizione del governo Musumeci ma aperta al dialogo. Il nostro gruppo, ha aggiunto D'Agostino, è aperto ad adesioni ma a chi proviene dal centrodestra deve essere chiaro che se si iscrive Italia Viva rinuncia al suo far parte della maggioranza. All'incontro era presente anche il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato e la senatrice Valeria Sudano. Occupiamoci adesso della festa di Santa Venera, domani ad Acireale la tradizionale festa in onore della patrona che ricorda anche il bombardamento aereo durante il secondo conflitto mondiale. Con la fine del Triduo in programma questa sera in cattedrale si concluderà il giorno di vigilia della festa della traslazione delle reliquie di Santa Venera, in ricordo dell'evento che si perde nella notte dei tempi quando le reliquie della martire furono traslate da Ascoli Piceno a Roma. Domani quindi la tradizionale festa che ricorda anche l'evento del 1941 quando gli acesi furono risparmiati dal bombardamento aereo inglese che causò un numero esiguo di vittime. L'azione aerea della Seconda Guerra Mondiale su Acireale poteva causare una strage per l'imponente portata dell'attacco aereo, ma miracolosamente le vittime furono solo 21 e 29 i feriti. Dopo la messa d'apertura della giornata alle 8 celebrata dal canonico Sebastiano Di Mauro e a seguire quella celebrata dal vicario Monsignor Giovanni Mammino, alle 9.45 si aprirà la Reale Cappella e il busto reliquiario di Santa Venera verrà traslato sull'altare maggiore. Alle 10.30 è in programma una messa celebrata dal canonico e parroco della cattedrale Mario Fresta, con la partecipazione degli istituti scolastici che animeranno con i canti la celebrazione. Alle 12 ancora un'altra messa celebrata dal canonico Venerando Licciardello. Alle 18.30 sarà poi celebrato il pontificale dal vescovo Monsignor Antonino Raspanti con l'offerta dell'olio per la lampada votiva che arde tutto l'anno nella cappella di Santa Venera da parte del sindaco di Linguaglossa Salvatore Pullisi, comune della diocesi quest'anno di turno per la tradizionale offerta. Alla celebrazione prenderanno parte le autorità del comune di Acireale, il capitolo della cattedrale e i parroci della diocesi, i membri della deputazione della Reale Cappella di Santa Venera e i componenti del circolo Santa Venera.
Al termine del pontificale, il busto reliquiario di Santa Venera con lo scrigno sarà portato a spalle in Piazza Duomo, accompagnato dalle candelore, da dove, dopo una breve preghiera, farà rientro in cattedrale. Domani si inizierà molto presto, già a partire dalle 8, con le celebrazioni liturgiche. In particolar modo alle 9.45 avremo poi il momento forse più emozionante, con l'apertura della cappella e la traslazione del busto reliquiario appunto dalla cappella all'altare maggiore. Alle 10.30 inizieremo con la solenne celebrazione eucaristica celebrata da Don Mario Fresta, che è il parroco della cattedrale nonché cappellano della deputazione della Reale Cappella. La celebrazione eucaristica sarà animata, come già da qualche anno come consuetudine, dai cori dei bambini delle scuole Acesi e limitrofe, che hanno accolto molto volentieri la partecipazione all'evento, e saranno diretti dal maestro Clotilde Fiorini. Quest'anno in particolar modo il coro dei bambini sarà accompagnato anche da un ensemble strumentale di ragazzi che suoneranno il violino, l'organo e poi la tromba. Passeremo poi al pomeriggio, e a partire dalle 18.15, con il corteo delle autorità civili e religiose del comune di Acireale e Lingua Glossa, che è il comune viciniore che quest'anno ha offerto l'olio per Santa Venera. Alle 18.30 verrà poi celebrato il solenne pontificale da Monsignor Vescovo Antonino Raspanti. A seguire il pontificale ci sarà la processione in Piazza Duomo, accompagnata dai cerei delle antiche corporazioni artigiane. Concluderemo i festeggiamenti relativi alla traslazione delle reliquie di Santa Venera domenica 17, quando le reliquie saranno accolte presso la comunità di Santa Venera di Mascali. Prende il via questo pomeriggio ad Acireale il progetto Orienta 2019, promosso dalla Fondazione Credito Valtellinese in collaborazione con l'Ufficio di Psicologia del Comune e il Centro di Ricerche sull'Orientamento e lo Sviluppo Socio-Professionale dell'Università Cattolica di Milano. Orienta 2019, realizzato dal quadrivio per la scelta consona del corso di studi superiori da parte degli studenti della terza media, coinvolgerà in tal modo oltre 650 ragazzi dei 6 istituti comprensivi del territorio comunale, e lo fa attraverso lo svolgimento di incontri per classe con esperti in grado di stimolare una riflessione sulle capacità possedute e le aspettative. L'incontro con i genitori è previsto invece per domani pomeriggio alle 16.30 presso il centro direzionale della Banca in via Sclafani 40. Ci fermiamo ancora per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Connessione danza. Se ami la danza, connettiti. Predanza. Propedeutica. Danza classica. Contemporaneo. Repertorio. Hip hop. Flamenco. Pilates. Connessione danza. Direzione artistica Agata Pennisi, laureata all'Accademia Nazionale Danza di Roma. Siamo ad Acireale, in via Dafnica 160, cortile Istituto San Michele, con ampio parcheggio interno. Per tutto il mese di novembre, lezioni prova aperte. Prenota la tua per info 351 590 9555. Villa Grazia, due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente. Villa Grazia è a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non, che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità, con assistenza continuativa da parte di personale specializzato, in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana. Villa Grazia, una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno. A Santa Venerina, via Provinciale Linera, per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27. www.gruppovillagrazia.it. Ristorante La Curva. La bontà del pesce freschissimo, la qualità di un servizio impeccabile. Vi aspettiamo per stupirvi con pesce da pescato locale. Specialissimi primi piatti anche fuori menù da gustare ad occhi chiusi. Antipasti con le più buone delizie del mare. Pesce da scegliere a vista, da arrosto o da preparare con antiche ricette dello chef.
Ristorante La Curva, al termine del lungomare Martinez, ad angolo con via Nissoria. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. C'è tutto un mondo intorno fatto di piccole cose straordinarie. Da OVS Kids, ovviamente. Maglie, maglioni, pantaloni, giubbini, centinaia di nuovi capi con i colori e i modelli per l'autunno-inverno. Prova da OVS. Scopri le grandi promozioni e un assortimento ricchissimo. Dal corredo 00 ai 14 anni. OVS Kids. L'autunno si veste di colore, fantasia, allegria. Con un grande assortimento nel quale sbizzarrirsi. Ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 14-16. E a Zafferana Etnea, in piazza Luigi Sturzo, 1-2-3. OVS Kids, mi piace! Proseguiamo con le altre notizie. Manuel Pulvirenti ed Eleonora Pissarà questa sera rappresenteranno a Cireale e Aci Sant'Antonio a Prodigi, un programma di Rai 1 dedicato alla valorizzazione dei talenti e al tempo stesso alla beneficenza. Aci Reale e Aci Sant'Antonio questa sera alle 21.30 saranno rappresentati a Prodigi, il programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna e Serena Utieri, realizzato in collaborazione con l'UNICEF. La Sicilia è una fucina di talenti, è ciò che da buon intenditore aveva affermato il maestro Beppe Vessicchio la scorsa estate a Marina di Ragusa, quando, in occasione dell'ottava edizione del premio Cristina Guastella, la cui direzione artistica è di Giovanna Guastella, si era confrontato con tanti ragazzini dotati di un talento canoro straordinario. Ma proprio in quell'occasione a conquistare il direttore d'orchestra più noto della televisione italiana era stato l'accese Manuel Pulvirenti, 13 anni, già vincitore qualche anno fa del prestigioso Sanremo Doc Junior. Proprio a Manuel il maestro Vessicchio aveva voluto riconoscere a gran sorpresa un premio che non era previsto nel corso della manifestazione dedicata a Cristina Guastella. Lo aveva selezionato per i provini finali di Prodigi. Un premio inatteso e prestigiosissimo che conferma ancora una volta lo straordinario talento di Manuel, che ancora adolescente vanta una carriera artistica assai nutrita. Giovanissimo ma assai diligente, ogni settimana Manuel continua a prendere lezioni dal maestro Giuseppe Puglisi, una volta al mese invece studia con il maestro Ivan Lazzara. Elegante, pacato e con una voce affascinante, stasera terrà tutti gli accesi incollati davanti al piccolo schermo e conquisterà certamente il grande pubblico di Rai 1. E se per la categoria canto tutti a fare il tifo per Manuel, per la categoria danza tutti a fare il tifo per Eleonora Pisterà, una ballerina di Aci Sant'Antonio di appena 8 anni che dopo 3 provini nazionali, svettando su migliaia di partecipanti, è riuscita a calcare il palco di Prodigi. Una vera forza della natura, allieva della Blue Verse Academy, ogni sua coreografia è un'emozione. Dinamica, spigliata e coinvolgente, con quel corpicino che sembra quasi elastico, ha sempre vinto i concorsi locali, regionali, nazionali e internazionali a cui ha partecipato. Ospite in Belgio e in Germania, ha anche vinto delle borse di studio. Il suo sogno è quello di poter diventare una ballerina affermata e chissà, forse un domani anche poter insegnare quella danza che tanto ama. I ragazzi dovranno confrontarsi però con altri prodigi. Saranno 9 in tutto, tra gli 8 e i 15 anni, che nelle categorie canto, musica e danza dovranno sfidarsi per conquistare la giuria, composta da Arisa, Rossella Brescia, Luciano Cannito, Beppe Vessicchio e Nino Frassica. Questi noti personaggi avranno il compito di eleggere i 3 finalisti, uno per ogni categoria. Il vincitore assoluto, invece, al quale andrà una borsa di studio offerta da UNICEF Italia, sarà decretato da una giuria tecnica, composta da 100 esperti nel campo delle 3 categorie. Non resta dunque che attendere stasera e vedere come andrà la gara. Manuel ed Eleonora, in ogni caso, per Aci Reale e dintorni, hanno già vinto.
Ed è tutto pronto per un grande evento atteso non solo a Riposto ma da tutto l'Interland Ionico Etneo, la riapertura dello storico cinema Musmeci a Riposto. La struttura entra nel circuito della multisala Macherione Flaba dei coniugi Domenico Barbera e Loredana Vecchio. Questa sera alle 19 in occasione della riapertura, proiezione gratuita del film campione di incassi Il Re Leone. Alla cerimonia d'apertura, oltre ai gestori e al sindaco di Riposto Enzo Caragliano, sarà presente tutta l'amministrazione comunale della cittadina marinara. Si può diventare nonno senza mai essere stato padre, è la storia di Diversamente Nonno, il nuovo romanzo del giornalista Gaetano Perricone, la testimonianza di come sono radicalmente cambiate la struttura e le dinamiche sociali delle famiglie rispetto a quelle cosiddette tradizionali di una volta. Il libro sarà presentato sabato 16 alle 18 nei locali dell'associazione Mirto ad Acireale da parte della scrittrice Maria Pia Basso e dalla professoressa Agata Motta. Adesso lo sport e il calcio. A Acireale in campo stasera allo Zaccheria di Foggia per gli ottavi di Coppa Italia. Gara secca in caso di parità e calci di rigore per il passaggio ai quarti. Foggia-Acireale è una partita che sa di storia, anche se siamo solo in Coppa, è una di quelle gare che nella vicenda calcistica acese passata e recente ritorna con una certa frequenza. Dalle prime sfide a cavallo tra gli anni 40 e 50 a quelle più recenti a cavallo tra gli anni 90 e il nuovo millennio, le strade di Satanelli e Granata si sono incrociate più volte tra CC1 e C2, intrecciando storie di promozioni e retrocessioni spesso ottenute anche a braccetto. Foggia-Acireale manca però ormai da 13 anni, da quella disgraziata stagione 2005-2006 conclusa dal gol di Agnelli nel play-out contro la Juve Stabia e che sancì l'addio dell'Acireale al calcio professionistico. Allora furono due pareggi, 1-1 allo Zaccheria, 0-0 ad Acireale. Molto diversi l'Acireale e il Foggia che si incontrano di nuovo oggi in Coppa Italia di Serie D. Entrambe reduci dei rispettivi fallimenti, risalenti appena allo scorso anno, quello dei rossoneri, sono avviate sulla via del rilancio. Attualmente entrambe sono seconde nei rispettivi gironi. Il Foggia alle spalle del Bitonto, i Granata in compagnia di Biancavilla e Troina dietro il Palermo. Ma se per i Granata i sogni di gloria sono da rinviare a data da destinarsi, i rossoneri sono ancora a tiro della capolista. E col mercato dicembrino puntano a rafforzare la squadra e all'immediato ritorno in Serie C. La Coppa può essere una scorciatoia per entrambe, giunte agli ottavi di finale. I Granata ci sono arrivati con percorso netto, 2-0 a Licata, 0-2 a Marsala, 2-0 in casa contro il FC Messina. Una legge del 2 che i Granata sperano di confermare anche a Foggia. Si gioca allo Zaccheria alle 20:30 e attenzione perché in terra foggiana la tradizione non è molto favorevole ai Granata. Un solo successo nella stagione 2003-2004, quello della grande illusione con Costantini in panchina e Pulvirenti presidente. Allora i Granata si imposero a Foggia, seconda giornata di ritorno, per 3-1. Per il resto, nei rimanenti 10 confronti in Puglia, 4 pareggi e 5 sconfitte. Per invertire la tendenza, mister Pagana deve fare i conti con i disponibili e gli indisponibili. C'è Tuninetti, che potrebbe giocare forse un tempo per cominciare a prendere confidenza con il campo, ma è più probabile che mister Pagana confermi Barcio in mediana e che lasci a riposo uno dei tre difensori centrali a vantaggio di Raucci. In avanti quasi certa la presenza di De Felice, che avendo rimediato il rosso domenica a Biancavilla sarà sicuro assente nel match di campionato contro il Licata. Accanto a lui potrebbe trovare spazio Ndiaye, devastante in Coppa contro il Messina, ma che ha giocato solo metà partita a Biancavilla, così come potrebbe tornare in campo dal primo minuto il giovane Fazio, autore di buone prestazioni in Coppa. Una cosa è certa, chiunque andrà in campo dovrà dare più del 100%, anche perché a Foggia non ci pensano nemmeno a snobbare l'impegno. Sarà un'altra gara difficile da affrontare, afferma infatti il tecnico rossonero Corda. Questo match capita nel momento giusto per farci tirare fuori l'orgoglio e il carattere. Chi scenderà in campo darà il 101% per la causa. Vogliamo arrivare fino in fondo a questa competizione e vincerla. Ma in casa Granata c'è la stessa voglia, voglia di regalare un'altra soddisfazione alla tifoseria, voglia di scrivere un'altra pagina importante nella storia del calcio acese, voglia di imporre la legge del 2 anche stasera allo Zaccheria.
E dalla Cireale alla Cicatena, dove finisce l'esperienza, seppur breve, dell'allenatore Damiano Proto. Non c'è pace in casa a Cicatena, è saltato anche il secondo allenatore. Damiano Proto, ufficialmente, per motivi strettamente personali, ha concluso la sua brevissima esperienza sulla panchina della Cicatena Calcio. Il tecnico, già domenica scorsa, non aveva preso parte alla gara interna, persa contro il Mascarucia San Pio X per un improvviso attacco febbrile. E stamane la dirigenza biancorossa ha cambiato nuovamente rotta, interrompendo la collaborazione appena iniziata col successore di Natale, Serafino. Non sarà Proto dunque a guidare la squadra oggi pomeriggio nella gara da recuperare contro il Rosolini. In panca l'allenatore in seconda, Peppe Russo, direttore sportivo, in attesa che il patron Giannetto, il dirigente Adornetto, il direttore dell'area tecnica Palma e il direttore sportivo Marchetti sciolgano le riserve sul nome del terzo allenatore stagionale che avrà il compito di condurre la Cicatena alla salvezza. Qualche novità intanto anche in seno alla squadra: la dirigenza ha rescisso gli accordi allontanandolo col calciatore Giovanni Grazioso, che dunque non fa più parte della rosa. Contro i Rosolini, oggi pomeriggio con inizio alle ore 15 al Polivalente, si disputerà il recupero della restante parte di gara non ultimata a suo tempo per impraticabilità di campo. Il match dello scorso 27 ottobre fu sospeso infatti al 40° del primo tempo a causa dell'abbondante pioggia che riempì di pozzanghere il terreno di gioco Catenoto, costringendo il direttore di gara all'inevitabile sospensione. E adesso diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Cielo in prevalenza poco parzialmente nuvoloso, le temperature subiranno un lieve calo fermandosi tra i 14 e i 16 gradi, venti deboli, mare mosso. Ed è tutto per questa edizione, prossimo appuntamento domani alle 13:40. Grazie per essere stati con noi.